Francesco Celotto, è stata una presentazione, diciamo così, molto frizzante. Come la vedete voi da Bassano? Io la vedo bene, nel senso che questo contribuisce a far crescere il movimento, contribuisce a dare aiuti al movimento, quindi io la vedo come una forma di concorrenza positiva in un certo senso, e vedo che contribuirà a far crescere il dialogo interno al movimento. Marco Dallagassa, organizer del meetup di Bassano, come vedete l'iniziativa di oggi? Secondo voi quali prospettive ci sono da questo punto di vista? Beh, intanto posso parlare solo personalmente, perché essendo un'iniziativa saltata fuori all'ultimo momento, nel gruppo non si è ancora discusso della cosa e noi siamo sempre per il lavoro di gruppo. Di mio è sicuramente positivo che persone si interessino alle tematiche del movimento, ovviamente. I modi e le circostanze mi lasciano personalmente un po' perplesso, mi riservo di approfondire la cosa, soprattutto parlandone con gli altri del gruppo. Ecco, da questo punto di vista invece, dopo le elezioni nel Bassanese, quali novità ci sono? Il Movimento a 5 Stelle ha avuto un'affermazione solida, si sta radicando. A vostro giudizio, quali sono le linee per la prossima azione durante il mandato amministrativo, sia nei comuni in cui avete un consigliere, sia per quanto riguarda invece i comuni dove siete semplicemente radicati sul territorio? Evidentemente è quello di portare avanti le nostre battaglie storiche, in particolar modo la partecipazione e la riappropriazione dell'iniziativa politica da parte dei cittadini comuni, la trasparenza e il lavoro sul territorio, questa è la cosa fondamentale. Fortunatamente il risultato di queste elezioni ha consentito il riavvicinamento alla politica, al nostro gruppo, di tante persone che non si sentivano più rappresentate, e penso che riusciamo anche a dare una speranza un po' a quello che spesso si ha il sentimento di ormai impotenza dei cittadini. Speriamo che questo serva a cambiare un po' la situazione, perché ne abbiamo molto bisogno. C'è un problema singolo, tanto per fare un esempio, che vi sta particolarmente a cuore? Singolo, per quello che mi riguarda, no, perché ce n'è ben più di uno problema singolo. La partecipazione penso sia la base per la risoluzione di tutti i problemi, perché se le persone non si alzano dal divano, non si mettono in gioco in prima persona loro stesse, si può fare poco.